Si è concluso il primo allenamento congiunto stagionale per il Pineto di mister Daniele Mauro. I Rivieraschi impegnati contro il Delfino Curi Pescara, reduci dal test impegnativo contro il Pescara Calcio, hanno pareggiato per 1-1. Al vantaggio della formazione di mister Bonati, firmato dall'ex Di Giovacchino, ha risposto nella seconda parte della seduta il neoacquisto Ferrini. Domenica 7, primo Memorial Matteo Ovidio Serra allo stadio Mariani Pavone. Tra il Pineto del presidente dottor Silvio Brocco, il Pescara Calcio del presidente Daniele Sebastiani e lo Spoltore, ex squadra del compianto ragazzo. Andiamo ad ascoltare i due tecnici, Daniele Amaulo e Guglielmo Bonati. Un test importante per verificare un po' a che punto siamo, diciamo, dopo 3 settimane di lavoro. E abbiamo provato delle situazioni di gioco e oggi il primo test, ecco, importante per vedere se quei concetti su cui abbiamo lavorato, ecco, siamo a un buon punto. Mi auguro che vengano messi in pratica con i tempi giusti, con la comunicazione giusta, tenendo un equilibrio di squadra. So che è presto avere tutto subito dopo la prima partita. C'è ancora del tempo, è una verifica importante per valutare queste situazioni di gioco su cui abbiamo lavorato in queste prime 3 settimane di lavoro. Noi pensiamo, ecco, di aver costruito una squadra importante come in questi anni ha fatto Pineto. Quello che potrà fare, lo vedremo strada facendo, se questa squadra è stata costruita con gli uomini giusti, nei posti giusti. Saranno le partite a dare delle risposte. Mi auguro che abbiamo fatto delle scelte giuste e importanti per fare un campionato importante. Sì, oggi è un bel test, per noi è il quarto già di questo precampionato. Abbiamo fatto un amichevole col Padova il primo giorno di raduno, poi siamo andati col Pescara, come dicevi tu, poi l'altro giorno siamo stati ospiti della Juve Stabia a Pesco Costanzo. Oggi scendiamo di categoria perché abbiamo fatto 3 squadre di Serie C, oggi è Pineto, ma Pineto la ritengo una squadra che è al confine tra il dilettantismo e il professionismo, quindi sarà un bel test, bello per i nostri ragazzi per continuare questo percorso. La preparazione si sta svolgendo bene e per fortuna al momento, diciamo, non abbiamo perso pezzi e spero che questa cosa, che è la cosa più importante per dare continuità al lavoro, e i ragazzi si stanno impegnando, sono encomiabili, quindi per il momento è tutto bene. È chiaro che con i ragazzi e con la società abbiamo fatto un discorso di provare a consolidare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, che già consolidare quello che abbiamo fatto l'anno scorso sarebbe importante, e lo riteniamo difficile, ma è l'obiettivo che ci siamo dati. È un obiettivo sfidante perché gli obiettivi lo devono essere, senza fare i poli pindarici e senza dimenticarci che però l'anno scorso ci hanno rimesso le penne società che nessuno di voi o dell'ambiente a me vicino pronosticava in promozione quest'anno.